I calci di rigore premiano il notaresco che vince 5-3 il turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro l'Aquila e si guadagna il diritto di affrontare il Chieti domenica prossima. Il successo della squadra di Alessandro Bruno è meritato per quanto visto nei 90 minuti regolamentari, con l'Aquila ancora un po' indietro e che, malgrado il tridente titolare schierato in avvio, crea poco. Al 21esimo la prima delle rare emozioni, Walì, uno dei più positivi nell'Aquila, sfonda a destra, ma la conclusione di Banegas è alta. Sempre l'ex della gara al 24esimo avrebbe una buona chance, ma il suo diagonale dall'interno dell'area di rigore è stoppato dalla difesa ospite. Notaresco con Bonfiglio già in forma campionato, ottime le trame nel 4-2-3-1 con Sacco Manni alle spalle di Marrancone, con i due mediani Daloia e Tringali in palla. Notaresco che rischia a fine tempo, però la ripartenza di Bacio Terracino è fulminante, il tiro trova la risposta di Barzanti col piede, poi il rimpallo e la sfera che incoccia il palo e rimane dentro malgrado le proteste di Galesio, ammonito nella circostanza. Nella ripresa ospiti vicini al vantaggio, il corner di Pietrantonio sfugge dalle mani di Raffaelli, Ferri ben appostato però lo centra in pieno al momento decisivo. L'Aquila cala la distanza malgrado gli inserimenti di Sarizzu prima, Carbonelli, Mantini e Alessandro in corso d'opera, la stoccata di Angiulli su punizione passa larga, un attimo prima del mancino ancora di Banegas respinto da Barzanti. Con i rigori che incombono gli ultimi minuti sono quelli emozionalmente migliori, Intina Celli all'87esimo dialoga con Sacco Manni ma spara alto una conclusione da buona posizione. Banegas con la serpentina al limite dell'area prova a risolvere il match ma il sinistro è centrale. Nell'ultimo dei quattro di recupero invece il notaresco sfiora il colpo grosso. Ennesimo calcio piazzato insidioso di Pietrantonio, Raffaelli respinge e Casella inventa una staffilata al volo che centra il palo e manda tutti al tiro dagli 11 metri. Il notaresco è perfetto, 5 gol su 5 tentativi. Decisiva la traversa di Mantini per l'Aquila e la rete di Di Bartolo fa esplodere il notaresco e i tifosi arrivati allo stadio Gran Sasso d'Italia per un match che ai punti ha meritato. Domenica prossima dunque notaresco all'Angelini contro il Chieti. Per l'Aquila, dice Epifani alla fine, buon test con vista al campionato per affinare la preparazione e sciogliere le gambe.